Cinque ragazzi camminano lungo il marciapiede di un quartiere periferico. Sono le 2 di notte. Indossano un giubbotto di pelle nera, un trench di velluto beige, un cappotto grigio troppo corto, un eschimo e un golf a maglia dai colori scuri. Uno di loro ha una borsa in spalla, quello con il cappotto. Sulla borsa, amaranto, sono stampati 2 numeri bianchi. Quella che gli cammina accanto è l'unica ragazza. È lei a indossare il golf e a camminare più leggera. Svoltano in una via stretta, poco illuminata. Le finestre dei condomini e delle case intorno sono spente, le serrande dei negozi abbassate. L'unico suono, quello di un tram che risale Corso Giulio. Forse dovremmo pensarci ancora, fa il ragazzo con il cappotto. La ragazza gli prende la mano. Nessuno rallenta il passo, nessuno toglie gli occhi dal marciapiede. Tra le facciate spunta un edificio basso, una vecchia casa maltenuta, 2 piani, 3 finestre con le grate che danno sulla strada e un portoncino. Sopra il portoncino un cartello ovale, si legge appena. Non ci sono luci all'interno, nessun movimento. La borsa, dice quello con il giubbotto di pelle. Il ragazzo con il cappotto gliela porge. La cerniera si apre con un suono esatto. Edo e Luciano, pensate ai vetri. Io e Nini le buttiamo dentro. Tu, Stefano, vai all'angolo e controlla la strada. Stefano rimette la borsa vuota in spalla. La ragazza e gli altri stanno aspettando che faccia quello che gli è stato detto. Si allontana zoppicando. È raggiunto l'angolo, punta lo sguardo sulle luci in fondo. Dopo qualche secondo arriva il rumore dei vetri rotti, un'esplosione bassa, un'altra più soffocata. Si gira, i 4 corrono verso di lui, mentre alle loro spalle i primi riflessi gialli si allungano sull'asfalto. Si mette a correre anche lui. Qualche metro e lo raggiungono, i loro passi uniti strappano la strada un rumore grandioso. Si sentono pronti, giusti, inequivocabili. Così giocano le bestie giovani, prima di scoprire che i loro artigli non sono fatti per giocare. Così giocano le bestie giovani nasce, come succede spesso nei libri, da tante suggestioni diverse che a un certo punto si compongono come quella che si chiama la stesa nei tarocchi, le prime 5 carte o 4 che si mettono sul tavolo. E queste carte, nel caso di questo romanzo, sono state un saggio, una riflessione sui risultati di una commissione d'inchiesta su un episodio cruciale degli anni 70 della nostra storia, un libro americano, La fabbrica dei corpi, su questo anatomopatologo stranissimo e enigmatico e carismatico che ha influenzato così tanto molta scrittura gialla americana, e poi un incontro con una persona che ha vissuto gli anni 70, insomma, direttamente, e poi invece personaggi letterari e altre piccole storie più familiari che si sono mescolate a formare l'amalgama che poi ha fatto Così giocano le bestie giovani. Perché parlare degli anni 70 oggi? Perché nella storia, insomma, recente italiana degli ultimi 2 secoli ci sono stati alcuni momenti che funzionano un po' come il luminol, come un reagente che porta alla luce alcune macchie che ci sono nella nostra storia e nel nostro modo di stare assieme di italiani. Queste macchie si evidenziano quando questo reagente le fa uscire in superficie. Momenti storici sono stati per esempio l'Unità d'Italia, la nascita del fascismo, gli ultimi anni della guerra e del primo dopoguerra nel momento in cui è nata la nostra Repubblica, e poi gli anni 70. Sono momenti in cui le frizioni, i contrasti sono così forti che noi italiani usciamo esattamente per quello che siamo, secondo me. E allora puntare l'occhio su quei momenti, andare a rivedere quella reazione chimica, è sempre utile per capire quello che può succedere in caso di nuovi contrasti, nuove frizioni. Sono sempre dei momenti che ci possono insegnare qualcosa su quello che siamo e non solo su quello che siamo stati.